Durante l'esame di guida sarà l'esaminatore, salvo casi particolari, a darti indicazioni sul percorso da seguire. Lo sai che cosa devi fare quando gli sentirei dire giriamo a destra o a sinistra? Te lo spiego in questo video. Si sa che l'esame di guida mette sempre una certa agitazione, che fa spesso diventare complicate anche le cose più semplici. Arrivarci il più preparato possibile ti aiuterà ad essere più sicuro di te, a sentire di meno l'agitazione e ad avere le idee chiare su cosa fare nelle diverse situazioni che dovrai affrontare e che quindi dovrai saper gestire per farti consegnare alla fine della prova la tanto sudata patente. In questo video ti spiego quello che devi fare quando l'esaminatore ti dirà di svoltare in una strada laterale o in un incrocio. Ascolta bene quello che ti spiegherò. Ti indicherò prima passo a passo tutto quello che c'è da fare e poi farò un riassunto veloce e chiaro di tutto quanto. Inizia a metterlo in pratica durante le guide con il tuo istruttore per essere in grado di farlo perfettamente il giorno dell'esame. Alla fine del video ti mostro una situazione reale, molto particolare, in cui non vedere un solo segnale potrebbe costare molto caro. Iniziamo. Durante l'esame avrai seduto a fianco a te il tuo istruttore, mentre l'esaminatore si accomoderà su uno qualunque dei sedili posteriori. Una volta partiti, inizierà a darti indicazioni sul percorso da seguire. Si sa che andare dritti non richiede grandissime capacità di guida, ma è quando ti verrà detto di svoltare che dovrai mettere in mostra quello che sai fare con la macchina. La prima cosa da fare sarà verificare di poter effettivamente svoltare nella strada indicata. Dovrai fare un rapido controllo della segnaletica verticale e orizzontale. Improbabile che l'esaminatore ti dica apposta di svoltare in una strada in cui non si può entrare. Ma potrebbe anche succedere che lo faccia per sbaglio. Mi ricordo che qualche anno fa un esaminatore ha detto ad una ragazza di svoltare a destra in una strada che fino ad un paio di giorni prima era a doppio senso di circolazione, ma poi è stata trasformata in una strada a senso unico, non accessibile dalla parte in cui noi ci trovavamo. Non era stato fatto di proposito, l'esaminatore non sapeva di quella modifica della circolazione. La ragazza è stata in gamba, se n'è accorta, ha detto semplicemente che lì non poteva svoltare ed è andata dritta. Quindi, prima di tutto, verifica di poter svoltare nella strada indicata. Dopo aver verificato di poter effettuare la svolta, inizieremo a metterci all'opera col veicolo. Ogni svolta prevede una precisa posizione, ma prima di spostarci nella posizione corretta dovremo controllare di poterci spostare, verificandolo con gli specchietti retrovisori. Se dovremo svoltare a destra, dovremo prima di tutto guardare lo specchietto laterale destro per verificare che a fianco di noi non ci sia nessuno, come ad esempio biciclette, ciclomotori, motocicli, magari in procinto di fare manovre discutibili. Diamo anche un'occhiata veloce allo specchietto retrovisore centrale per avere un'idea più chiara di quello che sta succedendo dietro di noi. Se invece dovremo svoltare a sinistra, sarà lo specchietto laterale sinistro che si dovrà controllare per verificare che ad esempio non ci siano veicoli a fianco a noi o in procinto di sorpassarci. Anche in questo caso, un'occhiata veloce allo specchietto retrovisore centrale ci aiuterà ad eseguire la manovra con maggior sicurezza. Quindi la prima cosa da fare con la macchina in preparazione ad una svolta è guardare gli specchietti relativi alla direzione verso cui dovremo svoltare, dando anche un'occhiata veloce allo specchietto centrale. Subito dopo aver verificato di poterci spostare nella posizione più adatta alla svolta, dovremo avvisare del nostro spostamento, ovviamente attivando l'indicatore di direzione, destro o sinistro a seconda della direzione da seguire. Ed è fondamentale farlo con adeguato anticipo, visto che la nostra manovra coinvolgerà anche gli altri utenti della strada, soprattutto quelli dietro di noi. Quindi è importante non perdere tempo. Dopo aver verificato con gli specchietti di poterci spostare, attiveremo subito la freccia. Questo a meno che tra noi e la strada in cui dobbiamo svoltare non ce ne sia un'altra di mezzo. In questo caso dovremo allora aspettare di superare la prima strada per poi attivare l'indicatore di direzione.
Dopo aver controllato gli specchietti e messo la freccia, inizierà la parte più delicata della manovra, quella in cui dovremo lavorare con i pedali e le marce. Senza perdere tempo, inizieremo a rallentare col freno. La frenata dovrà essere molto delicata. Se quando premi il pedale del freno vedi la testa del tuo istruttore andare di colpo in avanti, non è un buon segno. Significa che hai esagerato. La frenata si deve appena percepire e dovrà essere quanto più costante possibile. Ricordati che prima inizi a rallentare, più tempo avrai per fare la cosa che di solito mette più in apprensione, ovvero la scalata, cioè il passaggio alla marcia inferiore. E più costante e leggera sarà la frenata, meglio verrà la scalata, puoi starne sicuro. Quindi, dopo aver controllato gli specchietti e messo la freccia, inizia subito, salvo casi particolari, a rallentare. E adesso che inizia la parte più delicata, ovvero la scalata. Probabilmente ti sarai già spostato nella posizione corretta e starai rallentando. Se sei in terza, che è la marcia che si usa di più nella circolazione all'interno del centro abitato, dovrai premere la frizione senza, mi raccomando, rilasciare il freno, ma tenendolo sempre leggermente premuto. Inserire la seconda marcia, che normalmente si utilizza nelle svolte, per poi risollevare la frizione. Nel farlo sentirai l'azione frenante del motore che ti aiuterà a rallentare ulteriormente. È importante rilasciare correttamente la frizione per non avere un intervento troppo brusco del freno motore che farebbe spiacevolmente sobbalzare la macchina. Ho già fatto dei video in cui spiego come utilizzare la frizione e come gestire freno e frizione in preparazione ad una svolta. Se non li hai visti, ti lascio il link qui sotto in descrizione oppure puoi vederli cliccando sulla i qui in alto a destra. Solo dopo aver concluso la scalata e raggiunta la velocità corretta per affrontare la svolta in pieno controllo e non alla Fast and Furious, potrai rilasciare il freno, concentrandoti sul volante e sulla linea corretta da tenere con l'auto. Finita la svolta, la freccia si toglierà da sola e potrai di nuovo riaccelerare, prendendo una velocità adatta alle circostanze e non continuando ad andare piano come se stessimo ancora svoltando. Adesso riassumiamo quali sono le cose da fare dopo che l'esaminatore avrà indicato verso quale direzione svoltare. Prima di tutto verifichiamo che effettivamente si possa effettuare la svolta e che non ci siano segnali che la vietino. Dopodiché ci metteremo all'opera col veicolo, controllando con gli specchietti di poterci spostare nella posizione corretta prevista dal tipo di svolta e dalla caratteristica della strada, e avvisando subito dopo della nostra intenzione di spostarci attivando la freccia. Dopo aver messo la freccia, senza perdere tempo, inizia a rallentare col freno ed infine faremo la scalata per affrontare la svolta con la marcia corretta, che nel 90% dei casi è la seconda. Raggiunta la velocità adeguata alla svolta, rilasceremo il freno e gireremo il volante, ovviamente con la tecnica corretta. Quello che ti ho appena descritto sono le cose che andranno fatte in quel preciso ordine dal momento in cui l'esaminatore ti avrà detto di svoltare verso una determinata direzione. Adesso ti mostro la situazione particolare di cui ti ho parlato all'inizio del video. Qui si tratta di una svolta a sinistra indiretta. Osserva con attenzione il video e guarda cosa potrebbe succedere durante un esame di guida se dovesse sfuggirci di vedere un segnale. Ci troviamo in una strada della mia città dove capita di passare spesso durante gli esami di guida. Arrivati a questo punto, l'esaminatore potrebbe dire di svoltare a sinistra, ma guarda bene il segnale che c'è qui a destra. Questo è un segnale che obbliga a procedere dritti e vieta automaticamente sia la svolta a sinistra che anche quella a destra. Non vederlo significherebbe svoltare direttamente a sinistra, come chiesto dall'esaminatore, facendo così finire l'esame e non con un lieto fine, purtroppo. E quindi cosa dovremmo fare in questo caso? Vediamo. Dovremmo ovviamente proseguire andando dritti fino ad arrivare a questa rotonda, dove faremo una sorta di svolta a sinistra prolungata, faremo cioè tutto il giro della rotatoria per poi tornare indietro e svoltando a destra subito dopo, andando ad imboccare così la strada laterale in cui ci aveva detto precedentemente di svoltare l'esaminatore. Vedi quanto sia importante guardare i segnali stradali, è una cosa che bisogna abituarsi a fare e che con l'esperienza diventerà automatica.
Finisce qui anche questo video sull'ordine delle cose da fare prima di eseguire una svolta. Ci vediamo presto con il prossimo video, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.